Tempesta d'amore, anticipazioni al 13. Robert rifiuta di sposarsi. Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore. Ambientata in un immaginario hotel di lusso di un paesino vicino Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 7 al 13 maggio 2023 tutti i giorni su Rete4 a partire dalle ore 19:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle nozze saltate di Robert e Ariane. Sul rilascio di quest'ultima, sulla riappacificazione di Henning e Shirin, sulle bugie di Josie e sulle paure di Ivan. Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Ariane attenderà Robert di fronte all'ufficiale di stato civile, rendendosi presto conto che l'uomo sembra scomparso. Più tardi, Saalfeld si presenterà alla cerimonia ma annullerà il matrimonio. Robert giustificherà la sua decisione, affermando di aver visionato un video in cui Carla accusa l'ex moglie di aver tentato di ucciderlo. A quel punto, Ariane tenterà di convincerlo della sua innocenza per poi essere portata via dalla polizia. Rendendosi conto di essersi comportato male con la sua famiglia, Robert chiederà scusa prima a Werner e poi a Cornelia. Dopo essersi riappacificati, i Saalfeld trascorreranno del tempo insieme in serenità fino a quando Ariane non verrà rilasciata dalla polizia per mancanza di prove e farà ritorno a casa. Henning noterà che Shirin lo sta evitando e deciderà di affrontarla. A quel punto, la giovane chiuderà la sua relazione con il fidanzato che non avrà nessuna intenzione di accettare la separazione. Allontanatasi da Henning, Shirin confiderà a Jerry ciò che è successo con il suocero. Saputo ciò, il giovane affronterà il padre di Henning e lo accuserà di aver costretto Shirin a lasciare il figlio, senza sapere che quest'ultimo gli sta ascoltando. Sconvolto nello scoprire l'iniziativa dei genitori, Henning affronterà i suoi cari, ribadendo di voler decidere in prima persona ciò che è meglio per la sua vita. Fatto ciò, il sommelier andrà a cercare Shirin riappacificandosi con lei. Costanze continuerà a provocare Josie per costringerla ad ammettere che ama Paul. Non sapendo cosa fare, Claire inventerà di aver scritto una lettera d'amore per un misterioso fidanzato.